Allora, premesso che sono contento, ovviamente, però io ho rivisitato un po' questa rivalità, questa storia, questa stable dall'inizio. E secondo me ha veramente tutto senso, fino al titolo di Io Sky. La prendo larga, ma la faccio breve. Questa è una stable che debutta a SummerSlam lo scorso anno con leader Bayley. Dove Bayley sembra partire all'attacco per vincere tutto, in verità non vince mai, ma anzi vincono le altre due. E questo genera in Bayley un serpeggiare di gelosia, di tramare, di iniziare a vedere le altre due come ingombranti, le altre due che richiedono lo spot che vorrebbe lei, perché a quel punto loro vincono e lei no. Quindi Io Sky che chiede, ma anch'io mi meriterei di volere con le stesse cose che vuoi te. E Bayley che accetta di suo malgrado. Per me si va avanti con questa roba, con Bayley che arriva fino a poco tempo fa, che sembra essere sull'orlo di una crisi di tradimento. Ce la teaserano fino a Money in the Bank, dove per forza di cose, per stipulazione, nella Royal Rumble si dice every man for himself. Cioè, anche se sei un tag team, ne vince uno solo, quindi anche i compagni sono costretti poi a dover scavalcare il compagno per poter vincere. Io Sky se la gioca bene, scavalca tutto in manetta, Becky, Bayley, va a prendere la valigetta e se la porta a casa. Bayley la prende benino, ma non benissimo, però sembra fino a quel punto lì essere comunque dalla parte del gruppo. Però ce l'hanno teaserata comunque che lei voleva lei questo punto d'arrivo qui. Alla fine arriva il momento dell'incasso. Bayley aiuta spudoratamente io a vincere, perché Bayley entra lei con la valigetta e dà le valigiate a Charlotte che si trova per la strada, butta giù tutte, fino a che poi va a colpire anche Bianca, ma Bianca se ne accorge e è Bayley a cadere. A quel punto raccoglie la valigetta io, che in un attimo di furbizia la dà sulla gamba di Bianca, infortunata, e va a incassare. Ora io è campionessa. Tutte felici, tutte d'accordo, torna anche Dakota Kai, si abbracciano. Il gruppo è arrivato dove doveva arrivare nelle premesse di un anno fa, ma ci è arrivato con la persona che non ci si aspettava. E Bayley è lì dietro, che sa di essere la star, ma non è arrivata dove la star doveva arrivare. E ora secondo me nasce il bello. In più c'è l'incombenza Shotzi che potrebbe far saltare tutto, che potrebbe essere l'ingrediente esterno che fa uscire definitivamente la rabbia in una di queste. Quindi, secondo me, è un long term storytelling, secondo me, a questo punto che mi rendo conto che ha funzionato. Per me, se abbiamo detto ma che stanno a fa, ora abbiamo avuto il payback delle sconfitte di Bayley, secondo me. Di tutte le sconfitte di Bayley che hanno portato a questa situazione. Quindi, secondo me, il long term storytelling del damage control, che a questo punto mi sento di dire fino a qui hanno funzionato. Ci è voluto che ce l'avessero messa davanti, ce l'hanno messa davanti a SummerSlam, e ora il quadro secondo me torna alla perfezione. Contentissimo per Io Sky perché è un atleta di livello assoluto, una che ha vinto tutto in Giappone, fatto uno dei regni più lunghi della storia di NXT, e finalmente arriva al suo primo titolo vero mondiale nel main roster. Sono contento perché Bayley comunque sia da questa storia, probabilmente ne ricaverà uno step, perché poi se si avvera questo long term storytelling, Bayley prima o poi dovrà emergere e ribellarsi o inventarsi qualcosa, quindi la storia diventerà di primo piano ancora di più. Tornerà anche Dakota prima o poi, c'è ancora tempo, l'abbiamo vista qui, ma è stata una figurante per l'occasione, hanno riunito il gruppo a un anno di distanza, però tornerà anche lei. C'è Shotzi dietro l'angolo e bene, bene, benissimo. Quindi ti faccio Ora, una se vogliamo, domanda. vai. Tutto bello, piace anche a me, sei il mio tifo per Io e questa storyline con la stable. E di Bianca e Charlotte che ne facciamo? Bianca e Charlotte, se fanno la decisione giusta, secondo me ora deve nascere una rivalità tra loro due. Anche non titolata, proprio per te sei la East, ma io sono la Queen. Forza, andiamo.
bella la famosa rivalità per tra Charlotte non titolata di livello. Esattamente, quello che abbiamo sempre voluto, no? Cioè, alla fine Charlotte ci ha dato fior fior di rivalità, però sempre intorno alla corona. Io credo che ora il momento di East contro Queen sia maturo e sarà, cioè, se queste si mettono d'impegno possono fare due o tre match di livello un clamoroso. Come Cody Brock, sì, e li tieni lontano e fai quella storyline che dici te. Esattamente. Cioè, qui la base di partenza era che avevamo cinque performer che qualsiasi di queste cinque tu prendessi a caso può uscire il match della serata. E sono Io Sky, Bailey, Charlotte, Bianca e l'altra chi era, non me lo ricordo, vabbè, avevo fatto e Asuka. Cioè, di queste cinque, se ne prendi due a caso e le fai incontrare, può nascere il match della serata. Quindi qui abbiamo la storyline, di là puoi fare la storyline, qui incontro East e hai due scenari importanti per la divisione femminile in un sol colpo. In uno hai addirittura quattro ragazze, in uno ne hai due che sono top, quindi secondo me da questo scenario può nascere solo bene, ecco. Sono abbastanza ottimista. È subito la rivincita con Asuka, magari pure. Anche. Io uno vorrei contro uno. Vorrei rispondere a lungo termine al ragazzo che ha detto te prima, Asuka versus io versus Kairi a WrestleMania. Secondo me potrebbe accadere, ma dopo quel match io ci vedrei una, come ho già detto, una stable giapponese. Quindi se ricordi, questo era il nostro desiderio di un paio di anni fa. Sì, esatto. Ma alla fine non ho detto nulla, sono abbastanza d'accordo con Finn, per quanto, e mi ripeto, sappiate i dubbi, lo scetticismo che abbia verso i nipponici massimi livelli, però ho sempre detto che un tentativo con io l'avrei fatto, che a miei occhi non vi so dire in cosa, vi dico la verità, però mi appare un po' diversa rispetto a Asuka, quindi spero di sbagliarmi. Però appunto io ero uno dei sostenitori, insomma, di questo titolo, quindi voglio vedere che cosa sarà in grado di fare. Ma solo a me Dakota ha dato l'impressione di zoppicare. Probabilissimo, è stata operata al ginocchio. Lei ancora torna. La vedeva un po' strana quando si muoveva vicino a io. Però è tuttora in post operazione, cioè nel senso è lontana lei dal rientro. Non è tornata.